Due rigori ma soprattutto una sciocchezza del portiere Zandrini costano caro all'Aquila, che esce sconfitta dall'anticipo del Franchi di Siena per 3-1. In generale troppi gli errori, specie in difesa, quelli commessi dagli uomini di Carlo Perrone e che hanno agevolato il compito della Robur, che ha potuto subito griffare la prima vittoria della nuova gestione tecnica con Guido Carboni al posto dell'esonerato Gianluca Azzori. Perrone sorprende in avvio e senza Manuel Mancini vara un 4-1-4-1 con Bensai a schermo davanti alla difesa, San Domenico e Triarico larghi, Perna unico terminale e Ceccarelli in panchina. 3-5-2 per i toscani, ma la partita di Mendicino dura appena 9 minuti, causa infortunio lascia subito spazio all'ex lancianese De Feo. Inizio equilibrato e con pochi sussulti, fino all'episodio che spezza l'equilibrio, Bastoni si incunea dopo un pregevole scambio con De Feo, Bigoni lo aggancia nettamente da dietro, Di Tullio di Bari concede la massima punizione e ammonisce il difensore rossoblù. Dagli 11 metri Gianmarco De Feo trasforma con un sinistro centrale è potente, 1-0. La reazione dell'Aquila c'è, ma è piuttosto sterile. Centrale il tentativo di Triarico, più insidioso il rasoterra da fuori area di San Domenico a fil di palo. Strappa applausi un tentativo acrobatico di De Feo, rovesciata forte ma centrale. Zandrini blocca in due tempi. Perrone prova ad apportare qualche modifica tattica, ma non ha grandi risposte. Triarico non impegna più di tanto Bindi con il sinistro. De Feo si conferma molto ispirato e semina il panico in area aquilana prima dell'intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi subito una novità nell'Aquila con De Sousa al posto di Milicevic e 4-2-3-1. Dopo una discesa del senese Bastoni, la mossa gratifica Perrone perché al nono arriva il pareggio e c'è lo zampino del neoentrato De Sousa, pregevole il tacco della Pantera a correggere il traversone di San Domenico, arriva in corsa Piva che tira col piede meno prediletto, il destro, la deviazione di Portanova spiazza Bindi ed è 1-1 con la prima rete in maglia aquilana del terzino ex Giulianova e Valle del Giovenco. L'Aquila tiene bene il campo, sembra poter mettere in difficoltà il Siena, ma al 19° arriva il patatrack di Zandrini che inspiegabilmente cerca un dribbling, tentativo goffo al cospetto di Bonazzoli che gli soffia il pallone per poi venire falciato dall'estremo aquilano. Secondo rigore ed espulsione, tra i pali va Savelloni, il sacrificato è Perna, De Feo non perde l'opportunità di siglare la doppietta di giornata con un'altra potente stoccata. Eppure in 10 uomini l'Aquila ha subito la chance del pari, ma San Domenico, anziché servire subito Triarico, cincischia troppo e perde l'attimo giusto. L'errore in disimpegno di Bigoni invece spiana la strada al terzo gol della Robur. L'azione porta al tiro Libertazzi in campo per Bonazzoli, messo KO dal fallo di Zandrini. L'ex svirgola malamente ma libera involontariamente al tiro Bastoni, che con una sventola mancina archivia la pratica. 3-1, che è anche il risultato finale. Peccato per l'Aquila, davvero troppi gli errori per uscire indenni dal Franchi. Sabato prossimo necessario il riscatto al Fattori contro il Rimini. E Siena...